La realtà del cuore. Tratto da Lyricus. Il cuore energetico. Il vostro cuore energetico è multilivello ed olografico, nel significato che abbraccia tutte le dimensioni di vita, che vanno dall'ambiente tridimensionale denso e terreno alle dimensioni mistiche e superne della sorgente primaria. Nella sua frequenza energetica fondamentale, è congiunto alla griglia d'amore, che interpenetra tutte le dimensioni e tutta la vita. A livello di questa unione il cuore batte all'interno dell'anima, in modo simile a come i suoi ritmi pulsano elettromagneticamente attraverso il corpo. Il cuore dell'anima umana è accordato con il cuore della sorgente primaria. Ricordate, noi siamo creati ad immagine del nostro creatore. In questo cuore dei cuori c'è la trasmissione in cui tutti noi viviamo e abbiamo il nostro essere. È da qui che ci siamo allontanati la nostra attenzione fratta in mille direzioni dimenticando, anzi, sottovalutando la nostra intelligenza del cuore e la facilità con cui possiamo applicare i suoi speciali poteri. Le tensioni della vita vi possono anche gettare verso i piaceri della vita, come pure verso i suoi misteri. Comunque, voi dovete trovare e poi scegliere la vostra direzione nell'intelligenza del vostro cuore. Non può esservi imposta, ma troppo pochi capiscono come raggiungere interiormente il proprio cuore energetico ed attivare le sue trasmissioni così da poter trasmettere tramite le innate capacità dello strumento umano. Le distrazioni mentali e il sottostimare il valore del cuore sono i motivi per cui le persone non sanno come attivare e trasmettere il loro cuore energetico. Il cuore è spesso visto come subordinato alla mente e cervello. È confuso come sede delle emozioni, pertanto il cuore è diventato un'intelligenza non verbale ed inaffidabile, che si adegua sia agli impulsi di rabbia e paura come all'amore e alla compassione. In verità, non esiste all'interno del corpo umano una forza più stabile di quella del cuore, e nessuna fonte di percezione più intelligente. Nei tempi antichi il cuore era considerato la sede dell'anima. Era il portale tra il mondo dell'anima e il mondo del corpo-mente. Esso ha subito, nella scienza degli ultimi 300 anni, la ridefinizione a pompa meccanica di considerevoli proprietà biologiche ma, pur tuttavia, a meccanismo per la distribuzione del sangue e poco più. In tempi più recenti, i metafisici hanno inserito il cuore all'interno delle frequenze emozionali, definendo la sua localizzazione sul piano astrale o piano delle emozioni. Pensano che il cuore sia il centro emozionale e sentimentale del corpo, pertanto che non sia governato da una sua propria intelligenza ma piuttosto dall'intelligenza della mente. I metafisici hanno semplicemente relegato il cuore nella condizione di manifestazione emozionale, che deve quindi allinearsi ai centri mentali, i quali operano come il principio guida operante dello strumento umano. È questa ridefinizione della missione e della funzione del cuore da parte sia della scienza, che della metafisica, che ha sminuito il suo ruolo nel mondo di oggi, e non per caso. Del resto la mente-cervello è adombrata dall'ego, e presuppone, che il cuore sia un suo strumento, quando invece è molto più veritiero dire che la mente-cervello è lo strumento del cuore. Si sta avvicinando rapidamente il tempo in cui l'intelligenza del cuore sarà correttamente compresa come la principale fonte di collegamento all'intelligenza divina del nostro creatore. Le sue capacità percettive e la sua flessibilità di spirito sono il risultato di questa intima connessione con la sorgente primaria. Essa diverrà lo specchio con il quale l'umanità vedrà con alta risoluzione ed inequivocabile dettaglio le meraviglie dell'anima umana. Vi dirò un segreto. È un comportamento semplice, bello, puro e logico, come tutte le cose di vitale importanza. È la più modesta delle attività e non ha parole. In essa non si sente la prosopopea dell'ego. Ed è sentite voi stessi connessi con il vostro creatore nel cuore, e rilasciate sul vostro cammino il flusso d'amore, che ne viene. Il lascito del creatore fluisce sempre sul vostro cammino in forma di amore. Entra in voi nel cuore energetico e percorre il suo cammino nel vostro corpo. Parte dal cuore e tocca il cervello e rilascia gli ormoni nel circolo sanguigno, perfezionando nel tempo la vostra trasmissione. Percepite questo processo. Siate consapevoli del suo svolgersi. Co-create coscientemente il suo accadere. E quando lo fate, rilasciatelo con un semplice comando: ciò che arriva in me fluisce attraverso di me. Vedete com'è semplice e sottile?
C'è intenzione e co-creazione. C'è visualizzazione. C'è attivazione del senso di connessione. C'è rilascio. C'è fluire. C'è focalizzazione centrata sul cuore. E c'è la persistente frequenza dell'apprezzamento. C'è la saggezza dell'antichità, che si è perduta nel tempo. Essa afferma il cuore è il luogo, che ogni giorno dobbiamo avere presente, poiché lì troviamo noi stessi. Vivere allineati e in non conflitto. Tratto da Lyricus. Il cuore energetico. All'interno dello strumento umano vi sono molti centri di intelligenza. In un certo senso, ogni cellula è intelligente. Ad ogni modo, i principali agglomerati dell'intelligenza umana sono il cuore e il cervello, in modo specifico i lobi prefrontali, mentre la principale sorgente dell'intelligenza divina, riguardo al corpo umano, è la connessione che il cuore ha con lo spirito del creatore, o dispensatore della frequenza dell'amore. Poiché il cuore è un organo sensoriale indipendente a livello fisico ed è un nesso di collegamento al creatore a livello energetico, ha una capacità per l'intelligenza divina più facilmente accessibile quando la persona è in non conflitto. Una persona in conflitto è una persona insicura e disallineata. Il cuore può dare la sua intelligenza allo strumento umano con maggiore chiarezza ed intensità quando lo strumento umano non si trova in uno stato di conflitto o di inquietudine emozionale. Lo strumento umano è analogo ad una torre di trasmissione, e il cuore è il suo trasmettitore. Quando lo strumento umano funziona in uno stato di non conflitto e trasmette da questo centro del cuore, trasmette la frequenza della sorgente primaria verso il piano terreno con appena un po' del suo imprimatur umano. Se la persona sta funzionando da uno stato emozionale di turbamento e conflitto, non è in grado di accedere a questa frequenza lasciata da sola a trasmettere. Quindi, come potreste aver già supposto, il trucco è vivere in uno stato di non conflitto, esercitando un alto grado di autocontrollo emozionale così da poter accedere più profondamente a, e più pienamente trasmettere, la vostra intelligenza del cuore per il bene di tutti. È analogo a trasmettere i sentimenti di apprezzamento e compassione, piuttosto di proferire parole o agire con azioni equivalenti. Ecco una delle chiavi. Non ha a che fare con parole ed azioni, ha a che fare con il mondo dei sentimenti di una persona e in che modo essa esprime coerentemente questo mondo dal suo cuore, non con apprezzamento esagerato o sentimentalismi, ma piuttosto con la limpida intelligenza di un aiuto emozionale non intralciato da menzogne, memorie, aspettative o giudizi. La scelta del cuore. Tratto da Lyricus. Il cuore energetico. L'energia più potentemente coerente sul pianeta in tutto il multiverso è l'intelligenza dell'amore emessa dal sole centrale e diretta dallo spirito in tutte le dimensioni di esistenza. Il cuore è il fulcro del grandioso network di anime che si sono incarnate, indifferentemente a tempo e spazio. Voi, come individui, potete scegliere di essere collegati a questo network e dirigere l'energia coerente, che vi opera, o potete non sceglierlo. Questo è quello che intendo quando dico che non è complicato. È, invece, una scelta facile. Per quelli di voi che vogliono esprimere altri aspetti del loro più intimo lavoro spirituale, io vi incoraggio a farlo, specialmente se vi aiuta a sviluppare questa connessione dell'intelligenza del cuore e la corrispondente manifestazione. L'unica cosa veramente importante che possiamo fare è praticare l'intelligenza del cuore nella nostra vita quotidiana, manifestandola momento per momento. Quando fate questo, siete veramente allineati con questa missione nell'aiutare il cambiamento planetario. Scegliete di essere un filamento di energia coerente, un fulcro dell'intelligenza del cuore, che si esprime negli incontri della vostra vita di ogni giorno. Il pianeta, nel reale senso del termine, dipende dalla nostra scelta su questo specifico tema. Il cambiamento dimensionale sta arrivando con crescente chiarezza. Sta iniziando a rumoreggiare e a farsi strada. Adesso è il tempo, per ciascuno di noi, di fare questa scelta in modo consapevole e di viverla in modo consapevole. Questo è il nostro tempo. La frequenza di base dell'espressione emessa dalla sorgente primaria usando il nostro linguaggio per descriverla è l'apprezzamento della vita in tutte le sue forme con amore privo di condizioni o giudizio. Questa è la definizione dell'amore, che opera nella conoscenza di una più ampia e comprensiva dimensione di esistenza.
è della più alta intelligenza perché capisce il dispiegamento finalizzato della vita in tutte le dimensioni nell'espanso respiro del tempo. La frequenza di questo amore diminuisce quando entra nelle dimensioni di tempo, spazio e materia. Si collega energeticamente all'individuo con grande cura a livello del cuore. Ecco perché nel feto il cuore si sviluppa prima del cervello. Il cuore informa letteralmente la forza vitale dello strumento umano 5, preparandolo a ricevere la coscienza dell'anima. Quando l'anima si trasferisce nel feto o nel neonato può fare entrambe le cose, secondo circostanze, che non cercherò di spiegare qui, si muove attraverso questo canale forgiato dal cuore. Costituisce il collegamento con la sorgente di intelligenza 6, fondamentalmente dal cuore all'anima, allo spirito, alla sorgente primaria. È il sostegno dello strumento umano. È il cordone ombelicale energetico, che nutre il senso di connessione, che proviamo l'uno per l'altro e per il nostro creatore, potenziali e scelta. Tratto da Lyricus, cuore energetico. C'è un aspetto di voi, per quanto sereno, che pone una domanda logica: se la sorgente primaria è così potente, onnisciente e fonte del più elevato amore, come e perché una persona come me fa la differenza? Se voi non aveste il potenziale di fare la differenza non sareste qui. La parola chiave, in questo caso, è potenziale. L'avere questo potenziale è esattamente ciò che definisce l'individuo, perché si deve fare una scelta con il potenziale. Se potessimo lasciare ogni cosa al nostro creatore, saremmo relativamente meno preziosi merce del cosmo. Ad ogni modo, ciascuno di noi ha la possibilità di trasmettere a questa griglia universale dell'umanità e di portarvi un contributo non perché essa ha bisogno qualcosa di nostro, ma perché noi abbiamo bisogno qualcosa di essa. Il gesto di porre il cuore del vostro cuore sul palmo della mano e di donarlo ai vostri fratelli e sorelle come offerta disinteressata è segno eclatante per la sorgente primaria, che siete pronti per il cambiamento dimensionale. Si deve offrire un segnale, deve essere il segnale esatto, o passerà nelle griglie dimensionali più basse, che non hanno accesso ai percorsi energetici, che trasportano i vostri segnali al sole centrale. Ci sono molte griglie, che circondano il pianeta e la coscienza umana, ma solo una le compenetra tutte. Solo una le comprende senza eccezioni. Ed è la griglia predisposta per il cambiamento in arrivo. Potete immaginarla come un calzascarpe della coscienza dell'umanità, che sposterà la Terra in un nuovo stato dimensionale. Più la griglia è forte, meglio servirà il suo scopo finale, le mappe del cuore. Tratto da Lyricus, cuore energetico. Comprendo la tendenza delle persone a volere mappe ben dettagliate, che stabiliscano in modo definitivo come si dovrebbe procedere per attivare e trasmettere la propria intelligenza del cuore. Se ci fosse una mappa simile, sminuirebbe la vostra creatività inventiva piena di risorse. Le cose, che sono importanti nella vita di una persona in merito al suo scopo non sono precetti stereotipati né mantra. Sono i sentimenti e il trasmetterli in modo coerente, in uno stato di non conflitto. È certamente naturale desiderare la chiarezza e quel senso di sono sulla strada giusta. Se potessi disegnare nel vostro cuore la mappa di questa avventura e darvela, non sarebbe fatta di parole o di azioni. Sarebbe tratteggiata con i sentimenti e con l'energia loro connessa. Si farebbe con un trasferimento energetico, che afferrereste per quanto fugace, ma sarebbe qualcosa di cui si avrebbe percezione. In queste parole ed immagini ho tentato di tessere insieme un trasferimento energetico. Voi dovete catturarlo ed implementarlo con intraprendenza nella sua applicazione. Il cervello non è il ricevitore principale di un trasferimento energetico. Non è in grado di assimilare le sottili frequenze e le consistenze, che si miscelano nel mondo dei sentimenti, danzando su ritmi, che superano la velocità della luce. Solo il cuore può catturare il significato intrinseco di questi trasferimenti energetici, a volte questi non si trasferiscono alla mente. Questo può lasciare qualcuno con la sensazione, che la mappa del cuore, o trasferimento energetico, non sia mai stata ricevuta. Io posso solo dirvi che se leggete questo scritto ed ascoltate dal profondo del cuore, c'è un trasferimento. È stata impressa una mappa nel vostro essere energetico ed essa sta attivando una zona della vostra intelligenza del cuore, che nel tempo si presenterà come disegnatore di mappe.
L'intelligenza trascendente. Tratto da Lyricus. Il cuore energetico. C'è una sorgente primaria, First Source, o Sole centrale. Tutte le dimensioni si riconducono ad essa. Qualsiasi nome le venga dato campo di X, sorgente di intelligenza, spirito, essa emana da questo sole centrale come amore e cambia dimensionalmente gli universi tramite la sua intelligenza. Sì, l'amore è potentemente intelligente. Ha un'intelligenza, che brilla così splendente da essere la luce, che vediamo in ogni dimensione di coscienza. L'amore, nella sua frequenza fondamentale di spirito, si collega al vostro sé personale nel più profondo del vostro cuore energetico. Passa in voi, attraverso voi, a questo momento critico. Dovete soltanto immaginare e visualizzare questa intelligenza dello spirito, che entra nel vostro corpo, e che attraversandovi va a tutti quelli che incrociano il vostro cammino e, quando fate questo, avete portato la vostra missione sulla Terra. Avete trasferito un aspetto celeste ad un aspetto dell'umanità e della Terra. Ed è questo il motivo per cui voi siete qui ora? Per qualcuno di voi potrebbe non suonare abbastanza complicato. Questa missione può anche essere sentita come modesta ed in un certo, qual modo insignificante, data la grandezza della causa. Forse qualcuno di voi potrebbe avere la sensazione di non usare il suo intero potenziale, quale canale dell'impulso divino. Qui a parlarvi è l'ego della mente. Ascoltate il vostro cuore e la sua intelligenza. Cosa sente il cuore quando leggete queste parole? Non è complicato. È semplice ed essenziale. Fin tanto che un sistema è stabile o in equilibrio, è difficile cambiarlo, ma quando si sposta verso lo sbilanciamento e precipita nel caos, allora anche un filamento di energia coerente può portarlo in una nuova struttura, in una nuova armonia. Questo si applica allo stesso modo a voi come individui, come alla Terra. Ciascuno di noi può essere un filamento di energia coerente. Intessuti insieme, questi filamenti costituiscono una potenza energetica, che attrae il cambiamento della Terra e dell'umanità in una transizione più equilibrata.